Questa è la foiba Abisso Plutone. Le vittime venivano portate qui per lo più di notte, in fila indiana, con le mani legate dietro la schiena, con il fil di ferro che stringeva i polsi e veniva il sangue. Venivano condotti sul ciglio della foiba. Al primo della fila veniva sparato un colpo di pistola alla nuca. Questi precipitava giù trascinandosi tutti gli altri vivi. E poi un volo nel vuoto per più di 80 metri e lo schianto. Le 30 e più persone che sono state buttate in questa foiba, quando le hanno riesumate, una parte era irriconoscibile. Non è stato più possibile identificarle.